Siamo all'Officina San Domenico di Andria per incontrare il curatore e direttore artistico della Mostra Internazionale di Arte Contemporanea Cromatica, professor Cosimo Antonino Strazzeri, dirigente scolastico dell'Istituto Cola Santo di Andria, e con la professoressa Paola Nanni, responsabile dell'allestimento della mostra. Questa è la seconda edizione, dopo Materica, che si è svolta l'anno scorso con gran successo in questa sede. Quali le novità di quest'anno? La novità principale di quest'anno è essenzialmente il tema. L'anno scorso Materica era dedicato ai materiali come elementi costitutivi dell'opera d'arte. Quindi c'erano ben 64 materiali che diventavano, come dire, i costituenti dell'opera d'arte. Perché effettivamente, come ci hanno dimostrato le vanguardie storiche, la scelta del materiale è fondamentale per ottenere particolari effetti estetici. Quest'anno invece il tema è il colore e quindi è chiaro che si tratta di una mostra più accattivante perché cattura i sensi e quindi sono state scelte opere che hanno come caratteristica fondamentale la brillantezza dei colori, la vivacità e il fatto di utilizzare colore per determinati fini estetici per attirare l'attenzione del pubblico. Un'altra novità rilevante è che quest'anno non partecipano soltanto gli artisti esteri o italiani a questa mostra, ma partecipano anche i nostri ragazzi. Infatti c'è una sezione della mostra, Atelier Cola Santo, al primo piano sono due stanze dedicate a ospitare le sculture e i lavori grafici e pittorici degli alunni del liceo artistico del Cola Santo. Questa è una cosa molto importante perché i ragazzi hanno così non solo un momento di confronto con l'opera d'arte, ma anche un momento fattivo di attività per cui possono esporre i loro lavori realizzati durante la giornata dell'arte. Un altro elemento di novità è rappresentato dalla partecipazione dell'indirizzo servizi sociosanitari, che già hanno dato il loro apporto durante la giornata dell'arte e durante alcune giornate, purtroppo poche perché il tempo non è stato amico, hanno allestito un padiglione, un gazebo, nel cortile dell'Officina San Domenico e in questo cortile hanno accolto i ragazzini e i bambini delle scuole primarie coinvolgendoli in attività ludico-creative. Questo dimostra appunto che è stato un momento corale la realizzazione di Cromatica, un'idea che è partita dal curatore e che poi man mano si è allargata sempre di più coinvolgendo più persone e quindi diventando un momento intenso di vita di tutto l'istituto. Un'altra novità rilevante è essenzialmente nel fatto che quest'anno sono previsti due incontri di approfondimento culturale legati alla mostra. Uno su Arte e Ambiente che si è già svolto il 17 del mese di maggio e invece l'altro che si svolgerà il 27 maggio sul tema Arte e Donna, al quale parteciperanno anche delle associazioni appunto femminili di Andria e associazioni teatrali. Diciamo che un altro aspetto importante di questa mostra è che per la prima volta abbiamo fatto proprio tutto noi, infatti l'Officina San Domenico, quando siamo arrivati, era in stato di totale abbandono dopo mesi in cui non c'era più nessuno che se ne occupasse e quindi, grazie anche all'apporto dei collaboratori scolastici, siamo riusciti a rimetterla a nuovo, come la vedrete, abbiamo imbiancato completamente le pareti, l'abbiamo pulita a fondo, l'abbiamo sistemata e quindi abbiamo restituito questi bellissimi storici locali alla comunità cittadina. In questo senso la nostra scuola ha avuto un forte senso dello Stato e ha dimostrato l'importanza dell'istruzione pubblica per la vita di tutti i cittadini. A cosa è dovuto il carattere internazionale della seconda edizione della mostra? In particolare voglio citare, a proposito dell'internazionalità di questa mostra, la presenza di Ida Ivanka Kubler, un'artista che a livello professionale si muove tra Los Angeles, New York e Londra e che, nonostante la distanza, ha deciso di partecipare all'inaugurazione di Cromatica e, dirò di più, ha anche allestito le sue due opere direttamente ad Andria, all'Officina San Domenico, insieme a me,
al curatore, insieme al progettista grafico, insieme agli studenti. Quindi per noi è stata veramente un'occasione irripetibile di entrare a contatto con i procedimenti di creazione artistica di questa grande artista internazionale, che è rimasta veramente entusiasta dalla mostra, l'ha definita sofisticata, interessante, importante, e che a livello di social media sta molto pubblicizzando questa partecipazione sua alla mostra, perché la ritiene di livello assolutamente internazionale. È venuta perché credeva in questo progetto e perché crede che anche in Italia il suo discorso culturale, cioè di realizzare opere con materiali naturali, in questo caso i bozzoli di seta, possa avere, un'accoglienza così come merita questo progetto. Altri artisti che sono intervenuti a questa mostra con le loro opere vengono dalla Germania, dalla Polonia, dalla Francia, dal Kurdistan iracheno. E purtroppo dispiace il fatto che sia così difficile per gli artisti curdi ottenere il visto per venire in Italia, mentre invece lo si ottiene facilmente venendo dall'America o dall'Inghilterra o dalla Francia. Ci sono artisti quindi che vengono da più dimensioni internazionali. Un artista ha presentato un video e viene dalla Grecia. Poi ci sono veramente partecipazioni da Roma, da Genova. Quindi voglio dire, sono momenti importanti dell'arte contemporanea che confluiscono tutti qui in questa mostra ad Andria. Quindi per queste due settimane Andria si può definire a buon diritto uno dei centri dell'arte internazionale, e spero quindi che la cittadinanza e l'opinione pubblica diano l'importanza che merita a questa grandissima mostra. Professor Strazzeri, quali i temi affrontati dagli artisti? I temi sono svariati e comunque sono tutti interessanti. In primo luogo balza proprio in primo piano il problema della donna, perché abbiamo tantissime artiste donne che hanno scelto la donna come soggetto principale alla loro ispirazione. Mi riferisco a Ania Luk, per esempio, artista polacca, ma la donna anche come soggetto di rappresentazione, nel caso di Desario, che ha rappresentato la Dea Madre. Quindi la donna è uno dei momenti principali di riflessione di questa mostra. Poi c'è il tema della società, che sta imbarbarendosi sempre di più. E allora abbiamo le opere di Robert Mirol, che lamenta la mancanza di fratellanza e di solidarietà tra gli uomini, ma anche le opere di Ardi Osman Sali, che riflette sul fenomeno della prostituzione minorile nei paesi del terzo mondo e sull'abbandono in cui versano i bambini in tante zone del pianeta. Poi c'è il tema dell'ambiente, l'ecologia, il tema appunto della catastrofe ecologica che incombe sull'uomo. Vi è anche il tema della rappresentazione dei rapporti tra arte e poesia. Per esempio Rosa Strazzeri, nel suo ciclo dedicato alle poesie vocali di Arthur Rimbaud, riflette sui rapporti tra colore, immagine, poesia e rappresentazione artistica. Quindi abbiamo veramente tutta una serie di rapporti molto importanti tra la società contemporanea e l'arte. Ora vorrei chiedere al professor Strazzeri, curatore della mostra, e alla professoressa Paola Nanni, responsabile dell'allestimento della stessa, qual è il ruolo dell'istituzione scolastica nella realizzazione della mostra? Ecco, la domanda è molto interessante ed è importante, perché, come ho detto prima, non basta che un curatore abbia un'idea, poi ci vuole anche chi lo aiuti a realizzarla. È vero che la scelta degli artisti è esclusivamente mia, è vero che il catalogo l'ho scritto interamente io, però, ecco, scrivere un catalogo e scegliere gli artisti non è fare la mostra. La mostra nasce
dal concorso di più energie e di più persone e di più volontà, oltre che di più professionalità. In primo luogo devo dire, devo un grande ringraziamento alla mia principale collaboratrice, la professoressa Paola Nanni, responsabile allestimento, che è stata più che una responsabile allestimento, perché anche ha tenuto i rapporti con gli enti pubblici, e non è stato semplice per note vicende. Il fatto che l'ufficio San Domenico versasse in stato d'abbandono e non fosse più, come dire, affidata a una cooperativa, e poi mi ha aiutato anche nell'organizzazione dei turni delle mostre. Ecco, poi ne parlerà lei più approfonditamente. Quello che importa è che io la ringrazi per l'abnegazione, l'impegno, la grande energia che ha profuso in questo lavoro. Ecco, grazie Paola, perché sei stata veramente molto brava e hai messo molto in questo tuo lavoro, più di quello che era relativo alla tua funzione, ma ci hai messo proprio l'anima. È opportuno dare la parola alla professoressa Nanni. Ringrazio il dirigente scolastico per avermi dato questa grande opportunità. Come lui già ha accennato, questa mostra è un'opera corale di tutta la scuola che ha partecipato attivamente in tutte le sue fasi. È un lavoro che il dirigente ha messo in campo da un anno, e nella fase poi dell'allestimento hanno partecipato, oltre a me che in qualità di responsabile, anche una serie di colleghi come il professor Lacerenza, che ha partecipato alla redazione grafica del catalogo, il professor Fascilla, perché quest'anno abbiamo la grande novità del catalogo tradotto anche in lingua inglese, che ha curato proprio la traduzione in inglese dello stesso. Ringraziamo la professoressa D'Avanzo, che si è occupata dell'organizzazione delle opere d'arte viventi, che hanno animato con grande successo di pubblico il giorno del vernissage, e non ultimo il professor De Rosa, che si è occupato di tutte le etichette che riguardano le opere, sempre chiaramente sul tema già studiato graficamente dal professor Lacerenza. E ringraziamo anche la stampa, che è stata molto sensibile nei confronti di questo evento, la città, che ha reagito positivamente. Abbiamo avuto molteplici visitatori, anche più di quelli dell'anno scorso, quindi un grande successo di pubblico. Ringraziamo l'amministrazione comunale che si è prodigata per darci la possibilità in un momento difficile di poter realizzare un evento del genere e di questa portata, e quindi non ultimi i ragazzi che hanno partecipato sia nella fase dell'allestimento che poi, come ha detto già il dirigente scolastico, esponendo le opere che avevano prodotto nel corso della giornata dell'arte, che fa sempre parte del progetto del PTOF Arte, Grafica, Fotografia e Territorio. Strazzeri, allora ci dia un bilancio conclusivo di questa edizione. Ormai a pochi giorni dalla conclusione della mostra, il bilancio non può che essere positivo, come aveva già anticipato la professoressa Nanni, responsabile allestimento. Abbiamo avvicinato la città di Andria all'arte, ma non all'arte tradizionale, a un'arte di alto livello, un'arte nuova, un'arte contemporanea. A tale proposito, non dobbiamo dimenticare che c'è un'intera sezione dovuta all'arte digitale, alla fotografia e alle videoarte. C'è una sala in cui è stato possibile allestire, grazie al contributo dei nostri assistenti tecnici, un televisore, uno smart TV, nel quale continuamente sono state riprodotte delle opere di artisti video, opere molto belle e legate alle tematiche della società contemporanea o dell'esistenza umana. Ecco, quindi veramente una ricchezza incredibile di stimoli. Un ultimo ringraziamento ai ragazzi. I ragazzi non hanno fatto soltanto un lavoro come allestitori, ma ci sono proprio ragazzi che stanno facendo le guide, quindi hanno studiato un catalogo difficile per illustrare le opere al pubblico. E non dimentichiamo alla fine i ragazzi che in questo momento stanno effettuando le riprese, i ragazzi della Colasanto Press Agency, magistralmente diretti dal professor Di Matteo, che in questo momento stanno dando la possibilità all'iniziativa di questa scuola di essere divulgata a tutto il territorio, a tutto il mondo. Quindi
cosa c'è di meglio? Come può funzionare meglio una scuola? Questa è la scuola delle competenze, questa è la scuola che ci piace, questa è la cultura e l'arte che ci piace. Ringraziamo per l'intervista il professor Maurizio De Giglio e i nostri sponsor che ci hanno dato la possibilità di organizzare l'evento: Leone Immobiliare, Rotary Club Castelli Svevi e Bonadies Gioielli.